Gesù va nel deserto e incontra il diavolo tentatore. Dal Vangelo di Matteo, capitolo 4, versetti da 1 a 11. Leggiamo cosa dice il testo evangelico. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. E dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, ebbe fame. Il tentatore allora gli si accostò e gli disse: «Se sei figlio di Dio, di che questi sassi diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». Allora il diavolo lo condusse con sé nella città santa, lo depose sul pinnacolo del tempio e gli disse: «Se sei figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto, ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo, ed essi ti sorreggeranno con le loro mani, perché non abbia a urtare contro un sasso il tuo piede». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche, non tentare il Signore tuo Dio». Di nuovo il diavolo lo condusse con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo con la loro gloria. E gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se, prostrandoti, mi adorerai». Ma Gesù gli rispose: «Vattene, Satana, sta scritto, adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi culto». Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco angeli gli si accostarono e lo servivano. Ecco un breve riassunto del racconto. Gesù è appena stato battezzato da Giovanni il Battista nelle acque del fiume Giordano. Lo Spirito Santo lo porta allora nel deserto per essere tentato dal diavolo. Gesù digiuna per 40 giorni e 40 notti e infine sente fame. Dato che Gesù ha fame, il diavolo gli chiede di trasformare dei sassi in altrettanti panini. Ma Gesù gli risponde che il pane è importante per vivere, ma è molto più importante ascoltare quello che dice Dio, cioè quello che è scritto nella Bibbia. Gesù ha vinto la prima tentazione perché non ha usato il proprio potere per aiutare se stesso, creando il pane dalle pietre. Il diavolo porta Gesù nel punto più alto del tempio. Alcuni studiosi affermano che era sul muro di cinta esterno di sud-est. Qui invece si vede Gesù sul tetto del santuario. Era comunque un punto molto alto. Gesù si dovrebbe buttare di sotto, così gli angeli di Dio potrebbero venire a salvarlo. Così è scritto nella Bibbia. Gesù dovrebbe dimostrare di essere il figlio di Dio, facendo un miracolo straordinario. Così tutti dovrebbero credergli per forza.
Gesù però risponde a Satana che non bisogna obbligare Dio a fare i miracoli. Infatti, buttarsi dal Tempio sarebbe come costringere Dio a intervenire. Dio invece fa i miracoli quando vuole e come vuole, e Gesù rispetta Dio nella sua volontà. Gesù dunque vince la seconda tentazione, perché accetta di dimostrare di essere davvero il Figlio di Dio facendo gesti umili e quotidiani, e non azioni spettacolari per farsi applaudire. Allora il diavolo porta Gesù su un monte altissimo e gli promette che gli regalerà tutti i popoli della terra. Il tentatore pensa di regalare tutti gli uomini potenti e ricchi del mondo a Gesù, in cambio della sua adorazione. Gesù dovrebbe scegliere il denaro e il potere, la gloria e il successo. Ma Gesù, che è il vero Figlio di Dio, risponde al diavolo che bisogna obbedire solo a Dio. Mettere il demonio al primo posto significa tradire se stessi e Dio. Gesù vince infine la terza tentazione perché accetta di ascoltare la voce del bene invece che quella del male. Ed ecco che finalmente Gesù ha superato le sue tre tentazioni e gli angeli lo servono.